Giacomo, ci sono 90 minuti per cambiare il volto di una stagione che fino a questo momento è stata sia a livello personale, credo, e comunque anche di squadra non positiva. Come si affronta la trasferta di Fano tra due settimane? Si affronta con maggior concentrazione e determinazione, perché secondo me è quello che ci è mancato fino adesso. E sappiamo che saranno due battaglie difficili, ma possiamo venirne fuori alla grande, secondo me. Cosa vi siete detti dopo la sconfitta a San Benedetto? Avete avuto un faccia a faccia? Abbiamo cercato di analizzare un po' gli errori che ci sono stati e fare quadrato, e adesso dobbiamo pensare solo alla partita col Fano tutti quanti e ripartire. Quando sei entrato all'inizio ripresa, qualche segno di vitalità in più, magari anche per il modulo, forse anche perché comunque c'era una reazione da mettere in atto, si è visto. È quella la strada per correre magari a Fano con te trequartista? Ma non lo so, questo decide il mister, però io dico che dobbiamo un po' credere di più in noi stessi, cacciare un po' di più fuori gli attributi, perché stare in questa situazione non è bello adesso. Possiamo, ripeto, possiamo tirarci fuori, però dobbiamo tirare qualcosa in più fuori tutti quanti. Tu aspettavi inizio stagione di arrivare a questo punto con il Teramo terz'ultimo? No, non me l'aspettavo. Come si cerca di comunque ribaltare una stagione che fino a questo momento è stata negativa? Dando il 100% in campo, salvarci e poi vedremo. Con un gol di Tulli magari? Magari con un gol mio, ma basta che ci salviamo, può segnare anche Marco Volponi.